Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Allora, oggi sono curiosissima di sapere cosa pensate di questa fragranza che vi sto per presentare e ve lo dico con tutta questa enfasi del mondo perché è una di quelle fragranze, ve lo dico già, abbastanza introvabile e se la trovate a dei prezzi abbastanza esorbitanti. Se siete fortunate la trovate, sperando che sia originale, su Vinted, su eBay, su questi siti qua, però ho già fatto un po' un giro io su tutti i siti del mondo e devo dire che effettivamente non c'è nessun sito che ce lo abbia disponibile in profumeria. Quando l'ho trovato ho detto devo avercelo, perché ovviamente sapete che io sono pazza da sempre della fragranza di Alien. Alcuni di voi sicuramente ne avranno le scatole piene che io vi parli sempre di Alien, però ragazze, io vi voglio far partecipi della mia gioia pazzesca di questo acquisto che ho fatto. Morale della favola, sappiate che Alien di Thierry Mugler, che nasce nel 2005, è uno dei profumi più iconici dei nostri anni, dei nostri tempi. Il naso è un po' di meno che Dominique Ropion, che adesso sta spopolando nelle fragranze di nicchia, è un naso favoloso, cioè lui è intelligentissimo, super umile e fa delle fragranze meravigliose, tra cui Alien, ed è un tripudio di gelsomino, quindi un gelsomino sambac cremosissimo che, come vi dicevo, mi ricorda tantissimo la mia infanzia, le note di ambra e le note di ashmeran, quindi tutto ciò che riguarda, secondo me, il velluto addosso. Quando io lo metto mi sento la Sara per eccellenza. Questa fragranza ovviamente è stata riformulata purtroppo e, come vi dico spesso, io guardo sempre molto il numero del lotto delle fragranze. E in questo caso ci sono stati moltissimi flankers, quindi tantissime edizioni diverse con lo stesso scheletro, ma nello stesso tempo con variazioni aggiunte diverse. Devo dirvi la verità, le ho praticamente quasi tutte e me ne mancano alcune, e questa è una di quelle, nel senso che quando l'ho visto ad un prezzo accessibile ho detto deve essere mio. Siete pronti? Allora, eccolo qua. Alien Musk Mysterious, o Musk come si vuol dire. Allora, lui è un'edizione super limitata, nasce nel 2017. Vi faccio vedere come si apre perché è una favola. Eccolo qua. Come potete notare, ha il suo violet carpet, come vogliamo dirlo. E il flacone è così, cioè lui ha una piccola casetta per vivere, questo profumino. Questo è tutto ciò che lo riguarda. Ovviamente sotto non ha il codice, ma ce l'ha, aveva un involucro sempre marchiato Thierry Mugler, e quindi ha tutto già a posto, controllato il batch code, controllato i dettagli. È originale questo profumo e si presenta in questo modo, cioè guardate il liquido com'è denso, com'è scuro, spero che si noti, forse si nota meno, ecco, guardate che è quasi rosso, cioè questo profumo è un'interpretazione di Alien pazzesca, nel senso che lui viene già da una formulazione difficile da indossare, perché già Alien è molto opulento. Qui hanno giocato molto bene, Dominique Ropion ha giocato molto molto bene con le spezie. Tant'è che all'inizio c'è questa nota pungente di pepe rosa e pepe bianco con delle note di zafferano quasi freddo, ghiacciato, glaciale. Sulle note di gelsomino egiziano e di cashmeran, quindi qui c'è poi tutta la piramide classica di Alien. E sul fondo hanno aggiunto una dose enorme di vaniglia e una dose abnorme di muschio bianco. Allora, io avevo un po' paura ad acquistarlo perché il muschio è sempre un dilemma, mi piace, non mi piace, non ne sono mai certa, però ho detto sicuramente con le note di Alien vuoi che non mi piaccia? Cioè, allora. Allora, è veramente particolare, nel senso che ricorda vagamente Alien, anche se io avrei voluto che lo ricordasse molto di più. Ma in predominanza queste note di gelsomino che subito vengono molto fuori, e poi ha queste note di cremosa vaniglia, come fosse davvero un liquore di vaniglia.
e questo tripudio di muschio. Il muschio non è muschio alla montale, no, è un muschio però che si fa sentire molto. Lui ovviamente è un Eau de Parfum Intense, ha una concentrazione mi sembra del 25%, avevo letto qualche anno fa, e vuole essere ovviamente misterioso come muschio, quindi cioè voi dovete andare a cercare proprio le note muschiate in mezzo a questo, in mezzo a queste note di gelsomino, di vaniglia, di spezie. È un orientale freddo secondo me, perché ha la nota sì molto molto accattivante vanigliata calda, ma sotto sotto rimane però questa nota fiorita pazzesca, cioè stile classico di Alien. Vi devo dire la verità, per le amanti di Alien di oggi, quindi non parlo della formulazione del 2005, è anni luce, assomiglia molto di più a quello che posseggo ancora di Alien del 2005 ed è una bomba, cioè è veramente una bomba. È così forte che a volte io non lo sento più, cioè sapete quando vi abituate ad un odore perché lo avete in testa, lo avete già come familiare, quindi non lo sentite più, e lui è veramente pazzesco perché io lo sento fino a un certo punto, poi tutti gli altri mi fanno un sacco di complimenti. Purtroppo non sarà uno di quei profumi che userò così, come se non ci fosse un domani, purtroppo, perché comunque è un profumo che devo tenere come una reliquia perché non c'è più, quindi se io lo finisco col cavolo che lo ritrovo. Però sono sicura che qualche volta, in qualche occasione, soprattutto in questa stagione autunno-inverno, lo userò. Sui vestiti ha una persistenza di 15-16 ore, sulla pelle diciamo una decina di ore le fa. Diciamo che mi aspettavo anche qualcosa di più, però ricordiamoci sempre che le edizioni del 2005 di Alien, che non battevano neanche il catrame sulla pelle perché veramente resistevano alle docce, ai lavaggi della lavatrice a 60 gradi, lui si avvicina ma non così. Quindi se riuscite a trovarlo, soprattutto voi amanti e collezioniste di Alien e anche non, ve lo consiglio. Se siete amanti delle fragranze un pochettino orientali, un po' seduttrici, non so come definirlo, è un gelsomino gitano, un gelsomino stregato, ecco, questo mi ricorda moltissimo una descrizione di questa meraviglia di profumo con questo flacone impagabile. Molto bene ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, soprattutto scrivetemi qua sotto nei commenti se conoscete Mask Mysterious Alien di Mugler. Se non siete ancora iscritti al mio canale, aspetto la vostra iscrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!